Stefano Meneghelli, primo cittadino di Guidizzolo, di nuovo negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto con gli ascoltatori. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a te, grazie. Bentornato. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che una delle coordinate, il numero per mandare sms per partecipare quella per mandare sms e messaggi WhatsApp, il 348-3188-339. Allora, andiamo subito a parlare di Guidizzolo, perché ci è arrivata la comunicazione qualche tempo fa, un paio di settimane fa se non mi sbaglio, è stata aperta la rotatoria di Crocevia, sì. Giusto? Quindi adesso cambia tutto. Sì, cambia tutto, infatti adesso c'è una specie di sprint di primavera, direi, finalmente anche la rotonda più importante, che è quella di Crocevia, per questione di intersecazione di strade e poi di ampiezza, è stata aperta. Stanno terminando i lavori anche sulla rotatoria futura degli Via degli Squadri e grazie soprattutto all'impegno dell'azienda che sta lavorando, all'impegno di tutti i dirigenti della provincia e anche al bel tempo, posso dire, perché sì, questo ha facilitato la mancanza di pioggia, che da un lato per alcuni non va bene, per altri invece ha facilitato i lavori. E la cosa più importante è che finalmente questa settimana verrà aperta la strada per Volta Mantovana, la SP14, quindi finalmente anche l'abitato di San Giacomo potrà essere ricollegato a Guidizzolo, quindi a tutti coloro che facevano il giro verso Cavriana o altri giri sulla statale un po', diciamo, impervi, finalmente potranno fare il famoso sottopasso di San Giacomo. Ma quindi adesso che cosa cambia? Perché comunque la preoccupazione, credo anche legittima, comunque dei guidizzolesi, in particolare penso che ha un'attività di vendita, i commercianti insomma dicono, però prima avevamo tanto traffico che passava davanti a noi, magari qualcuno che si fermava per fare acquisti c'era, adesso invece non passano più, cioè ecco, sì. Cosa? Beh, credo ne che abbiamo già parlato, però insomma la percezione che qualcosa cambierà si vede già dal discorso delle opere, nel senso che come ho detto la volta scorsa, mi pare la prima rotonda d'ingresso che è stata aperta in direzione, diciamo, da Mantova verso Brescia, era come se fosse sempre stata lì, in sostanza non c'è stato questo trauma di questa rotonda molto grande d'ingresso al paese. Sono convinto e continuo a ripeterlo che tutto il paese di Guidizzolo e guidizzolesi non solo troveranno giovamento dall'arrivo della tangenziale, il fatto stesso che i camion passeranno in tangenziale, saranno obbligati a transitare per la tangenziale, permetterà alle auto di passare in tranquillità e in sicurezza in paese. Qui finalmente il paese respirerà, troverà giovamento dal rumore, dallo smog e quant'altro, e quindi vedremo un paese rinascere. Sicuramente dovremmo ringraziare la tangenziale per questo. Sì, anche perché adesso è tutto da dimostrare che uno si fermi per, forse si ferma per andare al bar, non so, quando uno che viaggia, ma non penso che, o no. Che cosa... Beh, si fermerà anche per altri motivi, adesso non dire queste sì, cose qua, perché no, c'è, cioè, Guidizzolo è bello non soltanto per i bar, che sicuramente no, sono... No, intendo dire, no, era un messaggio di speranza, nel senso sì, proprio sì, che penso che non, probabilmente, anzi, forse sarà più fruibile. Guarda, il certo. mio obiettivo, diciamo, la mia... il mio obiettivo è quello di riuscire a portare gente a Guidizzolo, ecco, non solo perché si fermi al bar, esatto, giustamente perché è di passaggio, ma fare in modo che venga anche perché il paese è bello. Esatto. Io ti dico che in questi giorni, con questa luce, vedendo le opere che si stanno compiendo, sia la tangenziale che altre opere all'interno del paese, ritengo che ci saranno uno sprint di primavera anche per Guidizzolo, molto a breve termine. Infatti non era proprio quello che intendevo, e tra l'altro voi avete anche fatto tante anche iniziative anche interessanti, come per esempio coinvolgendo il liceo artistico, mi pare, assolutamente, e quant'altro per il centro. Che cosa, come si evolve la cosa? Beh, guardi, c'è non Meneguzzi, Meneghelli, vabbè, questo sono stato il centro, quando lo rifate? Appunto, una domanda per sì, il messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice. Questa domanda è perfetta, nel senso che è già pronto un bando di progetto che uscirà a brevissimo, stiamo un attimino sistemando quelli che sono gli obiettivi all'interno del progetto, e questo progetto internazionale ci permetterà, questo bando di idee, bando di progetto in particolare si chiama, ci permetterà di avere delle idee su come trasformare la piazza, che diventerà poi il fulcro di tutta la vitalità del paese.
e quindi sarà un progetto, un bando che durerà alcuni mesi logicamente, e troverà i primi 5 vincitori come idee che presenteranno poi un progetto preliminare, e questo permetterà alla fine di scegliere il progetto vincente, e sarà quello che trasformerà appunto il paese. È un concetto di, lo chiamo di agorà, nel senso che la piazza deve tornare a vivere, un centro di relazioni, di commercio, di scambi culturali, non è più la piazza intesa come parcheggio. Questo è il concetto principale che ho scritto in questo bando, e dove darò mano a chi è più bravo di me, quindi agli urbanisti, gli architetti, gli ingegneri, di trovare una soluzione per far tornare a vivere il centro storico e di conseguenza tutto quello che ruota alla piazza Marconi, quindi via Veneto, la statale e tutte via Filzi, tutte le vie che intersecano lì, quindi tutto il centro storico. Certo, no, ma infatti è proprio il concetto appunto di Agorà, cioè appunto la piazza dell'antica Grecia, no, delle polis, dove si ritrovavano i cittadini, proprio, che sì, è il concetto della piazza. È per questo che la gente entrerà a Guidizzolo, esatto, per vedere questa Agorà. Siamo curiosi di vedere questi progetti, lei non ce ne ha mai portati, non ci porterà mai, insomma, qualche disegno, qualche cosa, insomma, da vedere. Una volta che uscirà il bando saranno pubblici. Va bene. Allora, come intendete comunque evolverla? Quindi ha detto non soltanto la piazza, che adesso appunto è in buona parte parcheggio, sì, ma ci sono altre novità importanti. Importante. Le chiedo scusa, sì? Sindaco, perché poi dopo c'è chi si preoccupa. Parcheggi comunque ne prevedete in zona? Beh, non, forse nessuno, ma comunque il parcheggio interno al comune il parcheggio dietro al teatro, una volta sistemati, possono contenere 100 posti auto. Quindi sì, ce l'è. Nessuno magari ha mai considerato questi spazi che vengono già utilizzati, ma con un po' di sistemazione 100 macchine ci sono tranquillamente. 100 posti auto ci sono. Stavo dicendo, chiedo scusa che l'ho interrotta. No, stavo dicendo una cosa importantissima, sì, che nell'ultimo consiglio comunale abbiamo votato la prelazione della farmacia comunale. Questa è la grande novità. Quindi Guidizzolo adesso ha la concessione per aprire una farmacia comunale. Questo ci permetterà sia di aumentare i servizi per tutti i cittadini di Guidizzolo e non solo di Guidizzolo, ma anche di riuscire a studiare una riqualificazione di un immobile del comune. Non abbiamo ancora deciso dove insediare questa nuova farmacia, ma posso dirlo tranquillamente che sicuramente non prenderemo in affitto degli stabili per la zona, per la sede definitiva della farmacia, ma stiamo valutando la vecchia sede comunale, il palazzo della torre e il palazzo comunale. Questo perché sono di proprietà appunto di tutti i cittadini, ecco. Per cui appunto questa è una cosa molto importante. Quindi anche Guidizzolo, avete un'idea più o meno di quando ci sarà questa farmacia? Ecco, tutto dipende dove la insedieremo. Stiamo aspettando, diciamo, dei costi di progettualità. Sicuramente a noi piacerebbe molto aprirla nella vecchia sede comunale, quindi in via Vittorio Veneto, così da avere una nuova ristrutturazione importantissima in uno stabile che è legato ai sentimenti proprio di tutti i cittadini, da cui si parla di questa ristrutturazione da moltissimi anni, e sia poi rifacendo la piazza avremo proprio tutto il centro storico riqualificato. Benissimo, e quindi appunto qualche cosa di molto importante anche proprio per il servizio ai cittadini. Dunque, va bene, stavo guardando diversi messaggi che state ricevendo, magari gliene leggo uno. Ecco, va bene, in maniera colorita lo dice un suo concittadino, molto colorita. Stanchi di brutto, questo lo posso leggere. Quelli che lasciano i rifiuti in giro. Sì, questo è il problema che hanno tutti, diciamo, le amministrazioni. Noi gli ultimi 2-3 settimane siamo riusciti, grazie alle telecamere sul territorio e requisendo anche gli stessi sacchi lasciati, a multare più di 10 persone. Purtroppo i civili esistono ovunque e noi facciamo la nostra parte. Benissimo. E ci stiamo sempre attenti, sul pezzo, ecco. Assolutamente. Con il primo cittadino di Guidizzolo, il sindaco Stefano Meneghelli, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. La musica, la nostra passione.
Stiamo dialogando con il sindaco di Guidizzolo, Stefano Meneghelli. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Tra l'altro, parlando di illuminazione pubblica, ci aveva, mi pare, l'ultima volta anticipato qualche cosa? A che punto siete con... Sì, no, siamo a un ottimo punto finalmente. Il bando è uscito, è stato giudicato e nelle prime settimane di aprile verrà firmato il contratto con l'azienda che ha vinto questo bando. E quindi siamo molto contenti. Nel giro di 6-7 mesi tutto il paese sarà illuminato, diciamo, speriamo entro fine di quest'anno. Logicamente il punto cruciale è che dobbiamo acquisire, una volta firmato il contratto, i punti luce non di proprietà del comune di Enel Sole, e fino a quando si firma il contratto purtroppo non potremo fare domande ad acquisizione di punti luce che non sono del comune, quindi non è possibile una pianificazione, diciamo, logica della sostituzione dei punti luce con logicamente con lampade a LED, perché alcuni punti sono di proprietà, altri non lo sono. Ci sono circa un quarto di proprietà Enel Sole e cercheremo quanto prima di venirne in possesso. Quindi ecco, di tutti i cittadini, a non, diciamo, giudicare il lavoro dell'impresa, perché sarà a singhiozzo, perché potrà lavorare soltanto sui punti luce di vostra proprietà. Quindi certo, purtroppo ci sarà questo, ma funziona così purtroppo in tutti i comuni. Ecco. Certo. Vabbè, ma succede, noi, insomma, non... Però ecco, diciamo, finalmente dal 2020 avremo anche noi tutto il paese illuminato a LED, e quindi soprattutto con delle nuove telecamere. Poi, voi avevate inaugurato una galleria, se non mi sbaglio, d'arte, qualcosa di questo tipo? Sì, sì, l'anno scorso avevamo inaugurato il piano, primo piano, piano, diciamo, rialzato del comune, che è l'ingresso poi del municipio, è uno spazio, un corridoio molto ampio. Abbiamo dedicato questo spazio a professor Franco Mondadori, che è venuto a mancare alcuni anni fa, e avevamo inaugurato questa mostra con un artista, un pittore siciliano, un giovane ragazzo siciliano, e quest'anno, esattamente sabato scorso, abbiamo appunto aperto con delle opere di una cittadina guizzolese, appunto Sandra, gli acquerelli di Sandra si chiama questa mostra, e quindi invito tutti, sia i guizzolesi e non, a venire a vedere negli orari di ufficio, diciamo, negli orari di apertura del comune, che ricordo è aperto anche il sabato, oltre che mercoledì pomeriggio, questa mostra, perché è una bella passeggiata all'interno del comune, nelle vie del paese, perché ci sono molti paesaggi in acquerello delle vie, certo, del paese. Ha ricevuto alcuni messaggi che mi sono arrivati criptati, sono 5 finora, se non li sentite leggere, scusatemi, ma proprio non siamo riusciti a leggere. Questo adesso lo dico per gli ascoltatori, tra poco leggiamo i messaggi anche, sì, che hanno mandato. Le volevo chiedere però un'altra cosa anche, perché comunque voi avete attenzione anche per i più piccoli, eccetera. Per il Pasqua, Pasqua con noi che cos'è? Sì, sì, abbiamo pensato che da genitori e anche preoccupati un po' di venire incontro alle esigenze di tutti i genitori di Guidizzolo, di proporre una specie di cred, un mini cred nel periodo pasquale. Quest'anno la Pasqua, il periodo pasquale, con il 25 aprile è un periodo molto lungo in cui, sì, i bambini staranno a casa, quindi riusciremo per 4 giorni a dare un servizio mattutino dalle 7:30 alle 13:30, esatto, di 18, 19, 23, 24 aprile, sì, giusto? Perfetto, di accudire, sì, presso la scuola di infanzia di Birbesi, di fare questo mini cred e quindi di riuscire a dare un sostegno, crediamo, a chi ne avesse bisogno. La quota di iscrizione per i 4 giorni è di 35 euro e ci si può informare presso il comune, nell'ufficio scuola o il sabato mattina nell'ufficio GEM, sempre al primo piano. Entro il 6 aprile, mi diceva fuori, sì, onda l'iscrizione. Sì. Tra l'altro spazio a giochi e compiti. Sì, anche certo, certo. Speriamo che funzioni, quindi che ci sia un'iscrizione, un numero di iscritti minimo per poter partire con questo progetto. Da ex studente, da ex scolaro, l'appello agli insegnanti, non date tanti compiti. No, possiamo dirlo. Sì, sì, possiamo dirlo. Dai, allora, quindi appunto questo è quanto. Le volevo chiedere, posso leggere i messaggi degli ascoltatori? Sì, sì, certo. Vabbè, allora questo mi campeggia dall'inizio, quindi salve Meneghelli, aiuti per chi non ce la fa con lo stipendio, qua, la risposta per lei come per tutti, diciamo, di rivolgersi ai servizi sociali del comune. Posso? Sì, si hanno i titoli, assolutamente, ci sono dei bandi aperti per incontro le esigenze dei cittadini con un basso reddito. Le fanno i complimenti, appena arrivato, bella idea del mini cred, un sollievo per noi genitori.
quindi velocissimo, velocissimo proprio sul pezzo. Il suo assessore al bilancio è molto tirchio, io chiedo scusa al suo assessore al bilancio, gli faccio tirare fuori i soldi per le opere. Beh, posso dire che a brevissimo, a parte i lavori che stanno facendo sulla statale, quindi ad opera della provincia, che sono partiti appunto da Castiglione, poi a ritroso arriveranno verso Guidizzolo, con i soldi che sono stati stanziati dal governo centrale, metteremo in sicurezza due strade, quindi una strada è a Birbesi, via Zanina, e poi la strada prospiciente è il cimitero. Benissimo. E quindi qualcosa stiamo già facendo e continueremo a fare. Anche la segnaletica verticale verrà cambiata. Poi, sindaco, sempre in maniera colorita, stanghiamo i simpaticoni che lasciano i rifiuti in giro, perché non sono di Guidizzolo, ce n'era un altro anche che diceva i rifiuti li portano quelli dei paesi vicini, ma guardate che questa è una cosa che succede un po' ovunque, purtroppo. Sì, però... chi è del paese A va nel paese B, e chi è del paese B va nel paese C, chi viene nel paese C va nel paese A. Sì, purtroppo devo dire che una buona percentuale sono di Guidizzolo. Addirittura? Sì. Tra quelli che avete multato? Sì. Avanti con le manifestazioni estive, dobbiamo sbalordire gli altri comuni, e ce n'era un altro che le volevo associare, eccolo qua, con il liceo artistico e l'ente filarmonico dovremmo ospitare anche un'accademia, un conservatorio e diventare cittadella d'arte e di cultura. Bella l'idea. Credo che abbia colpito nel segno, non so, ho un progetto importante in atto che riguarda proprio queste cose che ha appena detto il cittadino, non posso dirlo adesso perché stiamo ancora cercando i fondi soprattutto per realizzare questa idea. Comunque si tratta, posso dire tranquillamente, della riqualificazione della seconda parte della scuola materna. Ecco. Della vecchia scuola materna. Ecco, no, spieghiamo a chi ha mandato questo messaggio, purtroppo servono i soldi. Abbiamo già un progetto preliminare, un progetto di fattibilità, adesso cerchiamo di trovare il quantum per riqualificare l'altra parte. Poi, sì, ecco, tutto sommato la città non è gestita male, la gestione dei rifiuti va meglio, con la nuova tangenziale ci saranno tante novità, dice Luigi. È vero, perché voi avete anche avuto questa coraggiosa idea proprio del gestire per conto vostro i rifiuti. Sì, io continuo a dirlo che è stata un'idea vincente, ma non solo diciamo per quanto riguarda la gestione delle tariffe, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione del servizio. Diciamo, adesso non c'è più quel call center che tutti voi, posso fare l'esempio, quando chiamate qualsiasi operatore telefonico o qualsiasi operatore del gas per risolvere un problema che avete a casa, credo che siano il tempo che perdete per avere risposte sia infinito. Sì. Qui invece la risposta non è, cerchiamo che sia immediata, ecco, diciamo quasi immediata, perché rispondono direttamente le persone dipendenti del comune, comunque ci si può interfacciare proprio di persona e quindi esporre il proprio problema. Credo che questa sia la vera chiave di svolta e quello che ci ha convinto a intraprendere questa operazione. Purtroppo quest'anno posso dire che da quando siamo partiti l'aumento delle tariffe per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, che riguarda tutto il territorio provinciale, si farà sentire, perché costa molto di più smaltire in discarica, anche differenziando logicamente. Allora, le chiedo se c'è il rischio centrale a Pollina. No. Nel territorio di Guidizzolo. No. Poi... le politiche giornalili però sono un poco carenti, per fortuna che abbiamo l'ente filarmonico, dice. Questo... No, qui posso tranquillo dire, l'ente filarmonico innanzitutto è sostenuto a grande forza dall'amministrazione comunale, qualsiasi evento, qualsiasi manifestazione, e si è aperto anche qui con il nuovo presidente, abbiamo trovato subito una linea che riguarda appunto i giovani e non solo i giovani. E quindi mi ricollego al progetto di cui ho parlato prima, di cui ancora non ho appunto i fondi per concluderlo. E l'altra cosa, devo dire che già siamo partiti con un progetto di educativo di strada già dal 2016, e che cerca di trovare le problematiche sul territorio andando verso i giovani e non aspettando che vengano i giovani. Quindi siamo andati verso i giovani. C'è molta attenzione sia ai giovani che agli anziani, e vedrete che le prossime progettualità vanno solo in quella direzione. Allora, ente filarmonico importante per la cittadina, dice Maria Grazia, che infatti... ricordo che quest'anno la banda compie 180 anni, l'ho detto anche la volta scorsa, e si sta lavorando per una grande manifestazione, ma qui aspetto dar la data perché non dipende da me l'organizzazione, quindi
non voglio dare date che poi sbagliate. 180 anni riconosciuti dal primo documento, sì, perché, ma, dal 1839 durante... esatto. Sì, effetto. Allora, sindaco, non fate fatica a governare, non avete un'opposizione coriacea. Ma non è questione di avere opposizione o meno, diciamo che ci confrontiamo con l'opposizione, quindi confrontandoci ci possono essere delle idee diverse, ma alla fine entrambi, sia la maggioranza che l'opposizione, guarda verso il bene dei cittadini, quindi troviamo sempre la quadra sulla direzione da prendere. Poi Meneghelli, Guidizione è una bella cittadina, lei la sta rendendo migliore, dice Milena, infatti siamo anche...